ragazzi, vedo Sonic che sta correndo e mi sembra più veloce di una persona normale. Lo devo seguire. Cosa sta facendo? Sta picchiando il golem. Allora, sembra veramente violento e non capisco il perché. Porca puzza. Non mi ha visto, vero? No, ditemi che non mi ha visto. Lo vedo, è lì. Sta picchiando il golem. Non capisco però perché si comporta così. Sembra proprio godere in questo momento. È strano. Aiuto. Beh, ok, è entrato in quella casa, mi sembra. Sta picchiando il villager, vedete? È tutto violento. Io non voglio farmi vedere, non ci dobbiamo far vedere. Perché sennò lui capisce che lo stiamo seguendo. E più capisce che lo stiamo seguendo, più lui sarà sospettoso. E non sarà naturale. Noi dobbiamo capire il perché lui si sta comportando così. Sembra stia entrando in questa casa. Non mi ha visto, non mi ha fatto che non mi ha visto, per favore. Ok, è scomparso perché praticamente c'è un ascensore qui. Lo vedo, però allora devo far aspettare un po' di tempo. Perché se lui, diciamo, è sotto e mi vede che scendo, probabilmente guarderà dietro perché magari non vuole che lo seguiamo. E quindi, vediamo. Ok, perfetto. Allora, questo è un altro dei suoi dannati percorsi. Che caspita. Ah, sì, però sono deficiente, scusatemi. Come ho fatto a bruciarmi così a caso? Accidenti a me e alle mie scorbellerie. Andiamo avanti. Ok, non sembra ancora in questo percorso. Oh mio Dio. No, raga, scusate un attimo. Perché sta lanciando delle palle di neve? Stava lanciando le palle. No, per favore, per favore, per favore. No, via, accidenti. No. Ok, perfetto. Se n'è andato. Io non potevo fargli del male, raga. Evidentemente questo Sonic è un psicopatico, perché praticamente potrebbe essere che voleva uccidermi. E non si può nemmeno uccidere, peraltro. Che caspita di percorso. Ma magari è caduto giù, vi immaginate che tipo è andato fin qua, ha fatto tutto il forte, poi dopo tipo è caduto giù. Non credo, perché ho sentito un rumore. Ok, però vedete, se scendiamo qua sotto, se cadiamo, moriamo di base. Ok, perfetto, sembra che non ci sia... No, devo capire che caspita c'è. Allora, c'è un libro, però io me ne devo uscire, me ne devo scappare, via. Via, no, adesso devo... Cade, ti prego dimmi che cade. Dai, dimmi che cade. No, non sta cadendo. No, raga, aiuto. Ci sono i suoi cosi infilzati. Per favore, vai via. Ok, perfetto, tranquilli. Io adesso scapperò. Perché praticamente lui aveva messo quel libro qua. Io adesso mi nasconderò. Ok, perfetto, non mi sta vedendo. Il che è perfetto, è ottimo. Non mi deve assolutamente vedere. Nascondiamoci immediatamente in una casa prima che lui ci veda. Ok, perfetto. Vediamo che cosa c'è scritto. Sto soffrendo, aiuto. Il candeliere, ma che caspita è questo candeliere? Che caspita di libro è? Cosa vuol dire? Dobbiamo, raga, scrivetemi se dobbiamo capire chi è il candeliere. Magari scrivetemi se dobbiamo capire chi caspita è questo candeliere.